Assessore imprudente, un appuntamento importante, un tentativo finalmente di valorizzare questa filiera del tartufo. Quali sono le aspettative? Beh, noi siamo partiti quest'anno con la prima fiera internazionale del tartufo d'Abruzzo, facciamo qui all'Aquila, e nasce per un obiettivo importante, quello di valorizzare il nostro tartufo che ha fatto grandi produttori, trasformatori di altre regioni. Purtroppo la gran parte va fuori la nostra regione, quindi nasce con questo, con questa fiera un movimento che cerca di valorizzarlo e di renderlo e dargli il giusto valore e far conoscere la nostra terra d'Abruzzo. La fiera è proprio il momento in cui si fa questo tipo di azione. Abbiamo diversi produttori, avremo dei buyer internazionali, oltre a una serie di eventi che serviranno per allietare quello che sarà la presenza in fiera da parte della gente. Ci sono più di 60 aziende, 42 stand, un momento importante per la nostra città, ma un momento importante per la nostra regione, perché diventa un riferimento nazionale e internazionale.